12 Coppola Sebastiano. Anzi, perdono, ma per la Gabriele, Sanzi, Fran Felix, Ventico, Bertan Petruccovic, 44, Fulvio Fantabio, 45, Sergio Zilezzi, Bertan Ferenti, Jacob e Bogliac, 55, Oliver Martini, Sergio Sanzi, Casca Sassano, Roma, Franco Murgan. E benvenuto anche a Marco per il signore Tassaro di Nardo, Orten Consal, Consalvo. Cari amiche e cari amici della Pallamano, ben trovati qui da Merano. Dopo la lunga sosta delle festività natalizie, si torna in campo decimati, come avete ben saputo. Due partite non si disputano, e anche qui da Merano Conversano, un classico, una partita che vede Diavoli Neri opposti alla formazione campione d'Italia, la formazione più blasonata del massimo campionato. Dicevo, i Diavoli Neri in formazione rimaneggiata, infatti schierano per la prima volta il neo acquisto Vrdoljak, che ha approdato da Sassari, però devono fare a meno di ben quattro giocatori della rosa titolari, a partire dal capitano Luca Stricker, positivo al Covid, come Meletti, come Aaron Durnwalder, Nathan Gai, e l'assenza di Glišić, che si avvicina al ritorno. Dicevamo, appunto, sono giocatori, erano positivi, si sono negativizzati in questi giorni, non sono riusciti a fare ancora la visita medico sportiva, per cui il Merano, dicevo, in formazione rimaneggiata. D'altro canto invece la formazione del Conversano, formazione che si presenta qui in riva al Passirio al gran completo, una formazione, quella dei ragazzi di Tarafino, che sono sicuramente, assieme ai cugini del Fasano, al Bressanone e al Sassari, le quattro formazioni, e al Pressano, le cinque formazioni che comandano la classifica. Il Merano ha chiuso il girone d'andata con una ottima sesta posizione, che le vale anche il quarto di finale in Coppa Italia fra due settimane in quel di Salso Maggiore. Ma è tutto pronto per il match. Ricordiamo anche chi sono gli arbitri. Gli arbitri sono i signori Passeri e Rinaldi. Ovviamente formazione scontata e gioco forza quella del Merano, con tre terzini titolari che sono schierati in campo contemporaneamente. Vediamo la formazione invece del Conversano, che attacca con in porta Di Gianni Domenico, poi Rossetto, Nelson, De Giorgio, Sciorci, Alessio Moretti e poi Demis Radovcic. Per quanto riguarda il Merano, Martelli tra i pali, poi Prantner e Queglio sono i mancini, Vrdoljak, Andy Stricker, e poi vediamo adesso che appena è partito il match, Bogdan Petricevic e Luca Visentin. Il match è iniziato da pochi secondi, ovviamente siamo ancora sullo 0-0, ed è il Conversano che giostra la prima palla. Vediamo Sciorci verso Nelson, Moretti che scarica verso De Giorgio, Nelson ancora verso De Giorgio, ancora verso Nelson, ancora nulla di fatto, si riprosegue con De Giorgio, tenta l'ingresso e segna la prima rete. De Giorgio porta in avanti la formazione del Conversano, e già il Merano subito dall'altra parte con Bogdan Petricevic verso Vrdoljak, Max Prantner, Queglio, Petricevic, Vrdoljak, Visenti. Vrdoljak deve ovviamente ancora conoscere e integrarsi nello scacchiere voluto da Mr. Prantner. Ancora Queglio tenta l'uno contro uno da Vrdoljak verso Bogdan Petricevic, verso Max Prantner, verso Vrdoljak, e c'è la prima parata molto bella sulla conclusione di Vrdoljak di Gian Domenico. Moretti, sei già dall'altra parte, ancora verso De Giorgio, Moretti, Nelson, ancora verso
fischiato un fallo, 9 metri. Demis Radovcic sul punto di battuta che lascia a Sciorci verso Moretti. De Giorgio. Ancora Moretti. Gioco organizzato verso Nelson, uno dei mancini più forti di questo. Moretti. E la prima parata anche per Lorenzo Martelli, esce già dall'altra parte con il contropiede. Seconda fase sfumata e si ripropone Max Brandner. Rdoljak. Fischiato una trattenuta a Sciorci. Entrato anche Lupo, Lupo fresco della presenza con la nazionale maggiore. Ricordiamo anche lo scorso weekend la qualificazione con le due vittorie e la sconfitta di misura sulle Faroe erano consentito alla nazionale italiana di accedere ai playoff. Si riprosegue con Petricevic, Vrdoljak, si alza già il braccio del passivo. Bogdan Petricevic deve andare alla conclusione, la dà verso Stricker ed è ancora di Giandomenico che dice di no a Andy Stricker. Si è già dall'altra parte. Buon per il Merano che sbaglia il controllo Sciorci. Vrdoljak subisce un fallo, punizione dai 9 metri, fallo di Nelson. Quindi si riparte. Vrdoljak, Petricevic, Max Prantner, Bogdan Petricevic. Ancora Prantner verso Queglio, verso Vrdoljak. Difende molto bene la formazione campione d'Italia. Petricevic subisce un fallo. Quindi si riparte con un tiro dai 9 metri, ma difende molto bene. Primi 4 minuti, Merano ancora secco. 1-0 in favore della formazione del Conversano. Ancora Vrdoljak, si alza il braccio del passivo Petricevic e ancora di Giandomenico e ancora Petricevic che riesce a intervenire. Ottimo intervento difensivo del centrale meranese Max Prantner ed è ancora di Giandomenico. 4 parate in 4 minuti e 30 per il portiere della nazionale italiana. Il secondo a Ebner, ma che in questi ultimi 2 anni è cresciuto veramente tanto a livello tecnico. Finora 4 interventi nei primi 4 minuti, un 100% all'attivo. E il Conversano è già dall'altra parte. Sciorci verso Moretti, ancora Moretti verso Nelson. E grande parata anche di Martelli, molto bella la parata di Martelli. Radovcic e questa volta segna. Qui gli arbitri non avevano evidentemente visto, si lamentava Petricevic per una strattonata subita. Sta di fatto che in contropiede Demis Radovcic al 5-40 ha portato il risultato sul 2-0. Max Prantner verso Rdoljak, Bogdan Petricevic ancora verso Max Prantner. Merano fa fatica a trovare soluzione. Max Prantner tenta l'1 contro 1 e segna. Prima rete del Merano che sblocca il risultato con Max Prantner. Finora portieri in evidenza e Nelson,
Nelson verso De Giorgio, Moretti ancora verso De Giorgio, tenta l'incursione, la dà Nelson, scarica Rossetto, Rossetto, gran gol di Rossetto, 3-1 con Versano. Vrdoljak verso Max Prantner, ancora verso Vrdoljak, Bogdan Petricevic viene strattonato da Sciorsci. Qui ci potevano stare gli estremi probabilmente di un cartellino giallo, ma ovviamente il metro di giudizio ogni arbitro adotta il suo. Si riparte con Prantner, Vrdoljak, bellissimo passaggio e gran gol di Jandy Stricker, molto bello, ma molto bello è stato il passaggio di Vrdoljak. E questa volta Lupo colpisce la traversa, quindi è già dall'altra parte. Max Prantner, bellissimo passaggio ancora. Ed è la doppietta di Stricker, il Merano li si riporta in parità. Due gol in fotocopia, quelli segnati dal pivot meranese. Moretti, De Giorgio, ancora Moretti, De Giorgio, Nelson fa girare verso De Giorgio, talentuoso De Giorgio, fischiato un intervento ai suoi danni. De Giorgio verso Demis Radovcic che segna un gol in slalom. Qui un po' disattenta la difesa meranese, si è fatta infilare da Demis Radovcic. Qui a grande parata era stata di Dijan Domenico, ma vanificata da una difesa in aria, quindi primo 7 metri dell'incontro. Vediamo chi andrà sul punto di battuta, è Queglio. Queglio contro Di Gian Domenico. Queglio arrivato quest'anno a Merano via Siracusa, giocatore talentuoso, impiegato si può giocare sia all'ala, e segna Queglio. Merano torna in parità, si diceva Queglio può giocare sia ala che terzino. Mancino dalle alte doti realizzative, al momento è vice cannoniere nel massimo campionato. Moretti, De Giorgio, ancora verso De Giorgio, verso Moretti, fischiato passi ai danni di Moretti, quindi si riparte con Petricevic. 4-4, se ne sono andati 10 minuti di gioco. Ancora una parata di Gian Domenico, anche se Petricevic aveva tirato sotto fallo, infatti gli è stato fischiato il fallo a favore. Si riparte con Bogdan Petricevic, Max Prantner tenta l'incursione, Bogdan Petricevic questa volta interviene, un po' di confusione, e interviene la difesa del Conversano. Il Merano sciupa una buona opportunità, quindi siamo, non cambia risultato, Merano 4 Conversano 4 dopo 10 minuti di gioco. Moretti che dà De Giorgio, ancora De Giorgio, autentico centrale playmaker, Demis Radovcic, De Giorgio, Nelson, duettano i due, ancora verso Moretti, ancora verso Nelson che dà De Giorgio, De Giorgio, primo cartellino giallo ai danni di Vrdoljak. Quindi si riparte con De Giorgio, Moretti, Nelson, 11-17 se ne sono andati nel corso della prima frazione di gioco, verso Nelson ancora, tenta l'uno contro uno, Rossetto, Moretti, Nelson, fischiato passivo.
quindi inversione di possesso. Merano ha la palla per portarsi avanti, sarebbe il primo vantaggio. Finora sempre avanti la formazione pugliese. Petricevic, Max Prantner, ancora verso Petricevic, verso Ordoliak. Ricordiamo, arrivato adesso, e ancora una bella parata, la settima già per Di Giandomenico sulla conclusione di Prantner. Nulla di fatto, contropiede Merano, vediamo Visentin, grande aggancio di Visentin e gran gol di Visentin. Gran bel contropiede. Ed è 5-4 Merano al 12-34. Moretti, ancora Moretti verso Nelson, e Nelson non sbaglia, subito ripristinata la parità. Prantner, Petricevic, gran gol di Petricevic, 6-5. Vediamo fino a quando reggeranno anche i meranesi, che giocano praticamente sempre con gli stessi effettivi. Adesso è entrato in difesa Oliver Martini al posto di Vrdoljak. Nelson, Moretti, ancora Nelson, si eleva, conclusione termina fuori. Petricevic, Prantner, è entrato Vrdoljak, Prantner, parata ancora di Giandomenico. Ottavo intervento per il portierone del Conversano. Si è fermato il gioco, il portiere è rimasto a terra. Speriamo ovviamente che non si tratti di nulla di grave, ma vediamo che si rialza prontamente. Quindi si può ripartire. È entrato Possamai nelle file del Conversano, Possamai come Moretti ex Cassano. Ha preso il posto di Nelson, De Giorgio, Moretti, ancora De Giorgio. Bloccato con le maniere forti da Martini, ancora De Giorgio. Si torna indietro, possa mai, si alza il braccio del passivo, Moretti, ancora De Giorgio, e non sbaglia De Giorgio, beffa con una finta la difesa meranese, quindi si ritorna su 6-6. Petricevic, Vrdoljak, se ne sono andato in questo momento a metà della prima frazione. Vrdoljak, Bogdan Petricevic, ancora Max Prantner, ancora verso Vrdoljak, e questa volta subisce un intervento. E ci sono i primi due minuti del match combinati ai danni di Sciorci per questo fallo su Vrdoljak, ma neanche farlo apposta, la conclusione del terzino meranese era stata parata di Giandomenico. 6-6, 15-11, prima inferiorità numerica, prima espulsione per due minuti in questa partita. Adesso è Bogdan Petricic, Max Prantner, ancora Vrdoljak, e questa volta gli viene fischiato un altro intervento. Difende molto bene il Conversano, agevolando ovviamente anche, sbaglia Max Prantner, lancio lungo verso Rossetto, e questa volta non sbaglia,
in inferiorità numerica. Max Planter, errore, Rossetto ha riuscito a approfittare del lancio lungo di Demis Radovcic per riportare avanti il Conversano. Max Plantner, Bogdan Petricevic, ancora verso Doliak, ancora verso Max Plantner, verso Coelho, non sbaglia, 7 pari, partita molto bella, in equilibrio. Seconda rete per Coelho, seconda rete, 2 reti per Andy Stricker, 1 per Max Plantner, 1 per Visentin. Per quanto riguarda la formazione del Conversano, 2 De Giorgio, 1 Nelson, 2 Rossetto e 2 Demis Radovcic. Si è già dall'altra parte. Rossetto, De Giorgio, Moretti, Possamai, Moretti e De Giorgio non sbaglia e si riporta avanti 8-7. 8-7 Conversano, entra Vrdoljak, ancora secco, oggi c'è molta curiosità per vedere all'opera questo giocatore approdato da Sassari, ancora lui, si eleva e questa volta non sbaglia, gran bel gol, prima rete del match per Vrdoljak, la rete dell'8-8. Ha tirato un missile che francamente era difficile vederlo partire. Adesso è già dall'altra parte, avanti il Conversano, De Giorgio, Rossetto, Moretti, parata e questa volta la difesa meranese si fa sorprendere. Era stata bella la parata di Martelli, ovviamente la difesa ha lasciato che Giannoccaro potesse essere più lesto sul rebound, prendere palla e segnare. Quindi Conversano che torna avanti di 1. Vrdoljak adesso, Petricevic verso Max Plantner, ancora verso Vrdoljak, Possamai esce sul terzino meranese, ancora Vrdoljak, parata di Gian Domenico ed è la sua 10° intervento in 18 minuti. Esce già dall'altra parte, Lupo, Moretti, Possamai, Moretti. Qui c'era un evidente fallo di passi probabilmente di Moretti, vediamo che Max Plantner si lamenta per questo, sono stati fischiati 2 minuti ai danni di Andy Stricker, quindi tiro dai 7 metri per la formazione campione d'Italia e Demis Radovcic contro Moretti, possibilità di passarti a +2 per la formazione del Conversano, Radovcic contro Moretti, Palombella 8-10, quindi +2 massimo vantaggio del match, anzi no, si era passati anche sul 3-1 all'inizio in avvio. Quindi terza rete di Demis Radovcic. Merano che giocherà in inferiorità numerica i prossimi 1 minuto e 52 secondi. Coelho Plantner, Vrdoljak, Visentin, autore del forse la rete più bella in contropiede di questo incontro, Petricevic, Vrdoljak, Petricevic, Max Plantner verso Vrdoljak, Max Plantner, rigore, fischiato tiro dai 7 metri e 2 minuti ai danni di Giannoccaro.
quindi ripristinata la parità in campo. Vediamo Di Giandomenico, lascia il posto a Di Caro. Ancora Quello sul punto di battuta. Ricordiamo il risultato 8-10. Quello contro Di Caro. Palo e palo. E la palla torna in campo, la prende Lupo, quindi occasionissima sprecata per la formazione del Merano per accorciare. Entrato anche Abduramanov adesso nella fila del Conversano. Abduramanov, De Giorgio, ancora Possamai, vediamo come far ruotare i suoi effettivi. Ovviamente Tarafino, Abduramanov, e questa volta sbaglia la conclusione malamente. Sciorci, buon per il Merano che riesce a recuperare palla. 8-10, partita ancora sostanzialmente in equilibrio, 20 minuti nel corso della prima frazione se ne sono andati. Max Prantner, Bogdan Petricevic, Vdoljak, ancora verso Prantner, riesce a rubare palla. Altro tiro dai 7 metri per un intervento, una difesa in aria di Lupo, quindi 7 metri a favore della formazione dei Diavoli Neri. E come nella precedente occasione, esce Di Giandomenico, entra Di Caro. Questa volta sul punto di battuta va Max Prantner. Ricordiamo che il rigorista del Merano è il capitano Luca Stricker, che oggi è assente. Max Prantner contro Di Caro, vediamo Max Prantner, non sbaglia, accorcia al Merano, si porta sul 9-10 con la seconda rete di Max Prantner. Possamai, De Giorgio, ancora 25 secondi di inferiorità numerica per la formazione del Conversano, che ovviamente gioca col uomo di movimento in più, porta vuota. Rossetto, Abduramanov, ancora De Giorgio verso Abduramanov, De Giorgio, Possamai, Abduramanov, De Giorgio, si alza il braccio del passivo, Possamai ancora verso Abduramanov, conclusione para Lorenzo Martelli, quarta parata per lui in questa prima frazione. Squadre che nel frattempo sono tornate a ranghi completi. Prantner, Bogdan Petricevic, ancora Prantner verso Vrdoljak, difesa aggressiva quella della formazione del Conversano, verso Max Prantner, verso Vrdoljak, Petricevic. Ed è un'altra parata sulla conclusione di Vrdoljak, l'undicesima parata di Giandomenico, finora migliore dei suoi. Basti pensare che 4 parate Martelli, 11 di Giandomenico, è risultato ancora in equilibrio. È entrato Giannoccaro, De Giorgio. De Giorgio verso Possamai, Abduramanov, Possamai, De Giorgio, ancora Possamai, De Giorgio, si alza il braccio del passivo, Abduramanov tenta di girarsi, bloccato da Quello. Grande conclusione di Abduramanov, che segna, porta più 2 di nuovo, 23-18, più 2 per la formazione ospite del Conversano. Max Prantner, Vrdoljak, ancora Max Prantner, ancora verso Petricevic, verso Vrdoljak, si muove Visentin,
Max Plantner ancora verso Doliak, verso Bogdan Petricevic, si alza il braccio del passivo. Max Plantner tenta l'uno contro uno, gli vengono fischiati infrazione di passi, quindi si va già dall'altra parte verso Lupo. Questi erano passi evidenti. Adesso è fischiato lo sfondamento. Un arbitro ha fischiato lo sfondamento. Bloccato il gioco, hanno impedito la ripartenza. Va avanti il cronometro, un po' di fase un po' concitata. Bogdan Petricevic, Vrdoljak, Prantner, Vrdoljak, ancora Prantner, Vrdoljak, vediamo, si muove verso Max Prantner, Bogdan Petricevic. Grande parata ancora di Dijan Domenico, autentico saracinesca, Abduramanov. Parata di Martelli sulla conclusione di Giannoccaro, contropiede Merano, seconda fase, vediamo Bogdan Petricevic, Visentin, ancora Bogdan Petricevic verso Max Prantner, tenta l'uno contro uno, e accorcia Max Prantner, 10-11, 25esimo esatto della prima frazione. C'è stata una bella parata di Martelli sul capovolgimento di fronte, Max Prantner è riuscito a trovare lo spiraglio giusto per battere Di Gian Domenico, quindi 10-11. Siamo entrati 4 minuti e 30 al termine della prima frazione di gioco. Demis Radovcic, Nelson, Abduramanov, ancora verso Nelson, verso De Giorgio, Nelson, De Giorgio, si alza il braccio del passivo, e ancora una grande parata di Martelli, e poi Demis Radovcic, Martelli era riuscito a fare un grande intervento, e time out fischiato, chiamato da Jürgen Prantner. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. 10-12, prima frazione di gioco, partita sostanzialmente in equilibrio, con in evidenza i portieri in primo piano di Gian Domenico, 12 interventi per la formazione conversanese. Merano, Martelli si è disimpegnato molto bene, bella anche la sua parata pochi istanti fa, poi vanificata dall'intervento di Demis Radovcic, che è riuscito sulla ribattuta a portare a più due le reti di vantaggio della formazione del conversano. Tutto pronto per questi ultimi minuti, entra anche Alex Freund in questo momento all'ala. Alex Freund è poco impegnato sin qui, di solito veniva impegnato anche in difesa, fa il suo ingresso. Oliver Martini ha preso il posto in attacco di Andy Stricker, ovviamente come dicevamo in avvio Merano con tre terzini solamente. In fase offensiva mancano a Jürgen Prantner le soluzioni. Ancora Vrdoljak, Petricevic, Max Prantner, Bogdan Petricevic verso Max Prantner, verso Vrdoljak, ancora Vrdoljak, Petricevic, si alza il braccio del passivo, Quello, Merano che cerca di... Vediamo cosa decidono qui, 2 minuti ai danni di Abduramanov, colpito al volto.
giallo alla panchina meranese. Reclamavano un intervento da rosso, anche se vedendola così dal vivo sembrava molto plateale, ma non sembrava così intenzionale. Infatti si è subito scusato anche il giocatore del Conversano. Evidentemente non è stato un intervento cattivo, probabilmente gli arbitri avranno optato per questa decisione. Episodio da rivedere poi alla Moviola al 26:45. Max Prantner verso Vdoljak e segna Vdoljak. L'11-12, seconda rete per il terzino meranese, che si è presentato così ai suoi tifosi, ai suoi nuovi tifosi. Oggi ricordiamo il Sassari, la sua ex squadra, è riuscita a imporsi in quel di Cassano. Bella e netta la vittoria anche del Bressanone a Siracusa. Rossetto, De Giorgio, Radovcic e parata ancora molto bella di Martelli. 27-36, grande parata di Martelli che consente al Merano di avere la possibilità di portarsi in parità. Prantner, Petricevic ruba palla, attenzione, Demis Radovcic, classico gol dei suoi, ruba palla Max Prantner e segna un gran gol. Anche Max Prantner si fa perdonare per l'errore precedente. Un gol in caduta, in girella. Quarta rete per Max Prantner. Tre Coelho, due Andy Stricker. Moretti. Fischiato nulla qui. Volevano evidentemente il tiro dai 7 metri, la formazione del Conversano. Resta il fatto che gli arbitri non l'hanno combinato, quindi ultimo minuto di gioco, 12-13, possibilità per il Merano di andare a pareggiare. Max Prantner verso Vdoljak, ancora Max Prantner, ancora verso Bogdan Petricevic. Attenzione, Max Prantner è rimasto a terra. 29-24. Speriamo che ovviamente non si tratti di nulla di grave. Rimane a terra Max Prantner. Si scusa, si chiarisce subito con Nelson. Deve aver subito evidentemente un colpo. Vediamo che si può ripartire, ultimi 36 secondi di gioco nel corso della prima frazione. Ricordiamo il risultato, vede il Conversano avanti 13-12. Partita molto bella, col Conversano passato avanti sul 3-1. Il Merano era riuscito poi ad impattare. Si è portato a condurre sul 6-5 la formazione meranese. Poi capovolgimento da fronte e poi sempre più 1, più 2 per la formazione conversanese. Max Prantner verso Vdoljak, Bogdan Petricevic, grande, grande volante, ma ovviamente fischiato il fallo, l'intervento con i piedi a terra e si è già dall'altra parte. De Giorgio, De Giorgio verso Nelson, Moretti, Moretti subisce fallo. Vediamo se il gol è stato dato o no. Vediamo se è stato dato il gol o meno. Ingenuità anche per quanto riguarda la formazione meranese, che poteva chiudere in difesa in maniera migliore.
Vediamo. Mi sa che il gol non è stato dato. Quindi nulla di fatto. Diamo la linea allo studio e ci vediamo fra circa 10 minuti. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse e Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero.
In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse e Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse e Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. Si parte, secondo tempo partito sul 14-12 in favore della formazione del Conversano. L'ultima rete che non si sapeva se veniva segnata o meno, segnata, realizzata sul field di Sirena da Demis Radovcic, è stata poi assegnato, quindi più due. Primo tempo terminato più due per la formazione ospite del Conversano. Merano che si ripropone, Max Frantner, Bordoglia, autore di due reti, anche se il tabellone elettronico dice una. In realtà sono due le reti segnate, Max Frantner verso Petricevic, Bogdan Petricevic, Max Frantner tenta di andare via, conclusione che termina lato, quella di Max Frantner, si era liberato molto bene, favorisce così la ripartenza della formazione del Conversano. Lupo, Lupo verso Nelson, Nelson ancora, la dà a Lupo, Lupo ovviamente impegnato solamente in fase difensiva, lascia adesso il posto a De Giorgio. Buona la prestazione del centrale del Conversano nella prima frazione di gioco, corredata anche da quattro reti. Moretti, Moretti ancora verso Nelson,
Nelson giocato un po' col freno a mano tirato, ma sappiamo che la sua classe quando poi serve verrà sempre fuori. Ancora verso De Giorgio, De Giorgio verso Nelson, conclusione di Nelson, termina a lato, buon per il Merano, si era liberato molto bene il terzino svedese ex Siena. Max Brantner, Bogdan Petricevic, 1-39, risultato ricordiamo 14-12 per la formazione del Conversano. Vrdoljak, Coelho, Coelho poco impegnato in questa prima frazione, 5-1 per la difesa aggressiva del Conversano. Vediamo che anche Max Prantle viene, prova a entrare, Bogdan Petricevic verso Coelho, Coelho, Vrdoljak riesce a recuperare, si alza il braccio nel passivo verso Vrdoljak, ancora Max Brantner, tenta l'uno contro uno verso Bogdan Petricevic che se leva, parata ancora, grande parata di Gian Domenico, tredicesimo intervento per lui. Merano fa fatica a trovare soluzioni, anche perché in questo secondo tempo la difesa del Conversano si è alzata, fa una difesa 5-1, non è riuscito a trovare lo sbocco. Il Merano, ricordiamo, gioca con tre terzini titolari praticamente dall'inizio del match. Adesso è Sciorci, Nelson, De Giorgio, Moretti. Subisce l'intervento ai suoi danni Moretti, De Giorgio, Nelson, ancora verso De Giorgio, verso Moretti, si alza il braccio del passivo, la dà l'ala a Rossetto e parata di Martelli. Ottavo intervento di Martelli. Adesso è Vrdoljak, sei già dall'altra parte. Max Prantner verso Vrdoljak, ancora verso Petricevic. Si schiera la difesa del Conversano e per il Merano diventa difficile andare a trovare sbocchi. Petricevic, Prantner, Vrdoljak, c'è Alex Freund anche, Max Prantner tenta l'uno contro uno e segna un gran gol. Prima rete della seconda frazione di gioco al 3.55. Max Prantner. Fischiato lo sfondamento ai danni della formazione del Conversano. Gran gol di Max Prantner e due minuti e i suoi danni, segna un gran gol Max Prantner, il 14 pari. Sotto fallo, guadagna due minuti, segna la rete del pareggio. Merano più vivo che mai. 4-19. Sesta rete di giornata per Max Prantner, tra l'altro una più bella dell'altro. Terzino mancino, reduce anche lui dalla trasferta con la nazionale italiana. Moretti, Rossetto, ancora Rossetto. E questa volta para ancora Martelli. Nono intervento per Lorenzo Martelli. Sugli scudi Lorenzo Martelli. Subisce l'intervento di Nelson, Bogdan Petricevic. Merano che sembra aver aggiustato la difesa, in questi primi 5 minuti non ha subito una rete. Max Prantner verso Vrdoljak. Gran gol di Vrdoljak, e il Merano che si porta a condurre 15-14 con la terza rete di giornata del numero 45. Tre reti, una più bella dell'altra. E si è già dall'altra. Nelson, Moretti, Lupo,
Moretti, Demis Radovcic, sta vivendo una seconda giovinezza, ha già detto che il prossimo anno, salvo ripensamenti, dovrebbe lasciare la palla a mano. E gran gol di Nelson, l'avevamo detto, quando la palla scotta Nelson è un po' un giocatore alla Turković, che quando è in difficoltà si assume le responsabilità. Max Frantl ancora verso Vrdoljak, fischiato nulla qua, questo era un... probabilmente ci poteva stare i 7 metri o quantomeno lo sfondamento, non fischiare nulla denota che la coppia arbitrale aveva le idee poco chiare. Era il classico evidente, qui o si fischia lo sfondo o si fischia 7 metri, non fischiare nulla, ci è sembrato un po' una cosa. Adesso 15 pari, Demis Radovcic verso Nelson, Nelson segna, due reti per lui, quindi il Merano aveva coronato la rimonta, poi un 1-2 di Nelson ha riportato avanti il Merano. Max Frantler questa volta subisce fallo, di Gian Domenico era riuscito a intervenire, era un intervento anche questo, il fallo ci stava, ovviamente era, sembrava molto fuori aria. Giallo alla panchina del Conversano, entra Di Caro. Vediamo Demis Radovcic che mima, non era una chiara difesa in aria. Quindi Max Frantner contro Di Caro. E Max Frantner non sbaglia, risultato di nuovo in parità 16-16, settima rete di Max Frantner. ...7-28 nella ripresa. De Giorgio, Nelson, Moretti, Nelson, De Giorgio, Moretti, Demis Radovcic, ancora Nelson, ancora verso Moretti, grande parata di Martelli, attenzione c'è un giocatore a terra, vediamo di chi si tratta, dovrebbe trattarsi del numero 45, no, Oliver Martini. E Oliver Martini, bella era stata la parata di Lorenzo Martelli, la sua decima parata di questo match, ricordiamo il risultato 16-16. Merano che sta giocando alla pari al cospetto della formazione campione d'Italia del Conversano, si riparte con Petricevic verso Vrdoljak, ancora Petricevic, Max Frantner, Martini si è prontamente ripreso, Queglio finora poco impegnato, ancora Queglio, Max Frantner, gran gol di Max Frantner e il Merano torna avanti di 1, 17-16, ottava rete per Max Frantner, autentica spina nel fianco oggi il mancino, era partito un po' in sordina la prima frazione con qualche errore, una palla persa, ma poi sta crescendo di minuto in minuto, 8 reti, infallibile anche dai 7 metri oggi, Moretti, De Giorgio ancora, la dà verso Nelson, ancora De Giorgio e parata, grande parata di Martelli, ma viene fischiato un tiro dai 7 metri per un intervento ai danni di De Giorgio,
entra Coppola. Due minuti ai danni di Max Prantner, dovrebbe essere. Fischiati due minuti ai danni del Coppola contro Moretti. Moretti contro Coppola. Vediamo Moretti. C'è il tabellone elettronico che segna 6 minuti ai danni di un giocatore del Conversano. 17-12, è andato in tilt il tabellone. Due minuti ai danni di Max Prantner. 17-12, ovviamente sono 17-16. Questi sono dei degli inconvenienti tecnici. Vediamo quando lo sistemano il tabellone. Segna 6 minuti per il numero 10 De Giorgio, che evidentemente non ci sono, vanno cancellati. 17-16, adesso è stato ripristinato il risultato sul tabellone. C'è Moretti che andrà dai 7 metri a cercare di realizzare contro Coppola. Ricordiamo, manca anche Meletti nel Merano oggi, il secondo portiere. Moretti contro Coppola. Moretti, non sbaglia Alessio Moretti, 17-17, partita che torna in parità. Merano adesso dovrà giocare due minuti in inferiorità numerica. E entra Gerstgrasser, il giovanissimo Gerstgrasser, figlio di Hacchi. Gerstgrasser come centrale, che sta facendo tanto bene sia in Serie B che con la formazione giovanile. Autore di gol a raffica, ovviamente in prima squadra è un'altra cosa. Gerstgrasser, Vdoljak, si alza il braccio del passivo, Coelho, ancora Vdoljak, vediamo se va la conclusione, parata ancora di Giandomenico. 15esimo intervento per lui. 10 minuti se ne sono andati. È entrato anche Abdurahmanov, Nelson, De Giorgio, Moretti. Vediamo come fa ruotare il Conversano i propri giocatori. Merano, ancora De Giorgio, Nelson, De Giorgio. Questo qui era un evidente palla persa, chiamato time out adesso da Tarafino, che vuole vederci chiaro. 17-17. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. La torsida meranese sta facendo il tifo. Time out chiamato, ricordiamo, partita in equilibrio, 17-17, Merano che a un certo punto è stato pure avanti. Adesso c'è Max Prantner che ha ancora 26 secondi di inferiorità numerica. Finora la prestazione di Vroljag
direi, definirei più che sufficiente, soprattutto in difesa, ma anche in attacco, 3 gol per lui. Martini, Petricevic, Queglio e Alex Freund, i 5 effettivi per la formazione meranese: Giannoccaro, De Giorgio, Radovcic, Moretti, Nelson e Rossetto. Problemi ancora evidentemente col tavolo della giuria, per cui non si riparte. Vediamo cosa succede. Il commissario fa segnare il tempo per l'uscita, 26 secondi dovrebbero essere gli ultimi secondi. Normalmente quest'anno le partite si giocano anche senza commissario. De Giorgio si riparte, Nelson ancora verso De Giorgio, Moretti, grande passaggio, gran gol, Moretti ha pescato De Giorgio e De Giorgio ha segnato. 9 secondi ancora per l'inferiorità numerica, 5 dovrebbe rientrare Max Prantner praticamente ora. Può rientrare, quindi Merano è al completo. Merano che ha pagato a caro dazio, parziale di 2-0, quella inferiorità numerica è 0-2, quindi da più 1 Merano si è trovato sotto. Adesso è rientrato Max Prantner ed è ancora la parata di Gian Domenico. A dire di no Max Prantner, si riparte. Petricevic, Max Prantner, Vrdoljak, Petricevic, viene strattonato, fermato da Lupo e Abduramanov, ancora Bogdan Petricevic, Vrdoljak, si alza il braccio del passivo, perde palla a Queglio ma la recupera, gran gol, parata, palo, parata di Gian Domenico. 17esimo intervento per il portiere del Conversano, che si mantiene avanti 12-15, fase in cui il Merano fa fatica ad andare alla conclusione, e adesso è la formazione campione d'Italia che si ripropone. Moretti verso Demis Radovcic, verso Nelson, ancora verso Moretti, De Giorgio che perde palla, ha dato a Rossetto ma la palla è terminata fuori, quindi si può ripartire col Merano in avanti. Max Prantner tenta l'uno contro uno, Max Prantner verso Vrdoljak, Bogdan Petricevic, nulla di fatto, parata e Rossetto segna il più 2. Bogdan Petricevic, la sua conclusione era stata tutt'altro che resistibile, centrale finita tra le braccia di Rossetto, di Gian Domenico, e Max Prantner chiama time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia, come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Merano era avanti 17-16. Poi 2 minuti ai danni di Max Prantner. Le 2 reti siglate. Poi l'errore di Bogdan Petricevic al tiro ha favorito la ripartenza e la rete del 19-17 per la formazione ospite. Quindi anche ripristinato il risultato del primo tempo, 14-12, 19-17, sono 5 reti per parte in questi primi 13 minuti e 14 secondi della seconda frazione di gioco. Merano che era partito decisamente meglio, un po' appannato in questi minuti.
Si riparte con Andy Stricker, che ha preso il posto di Oliver Martini. Bogdan Petricevic, Vrdoljak, Petricevic verso Max Prantner, finora il più prolifico dei suoi. Ancora Max Prantner, tenta l'uno contro uno verso Vrdoljak e gran conclusione, accorcia ancora al numero 45 del Merano la sua quarta rete di giornata. Lupo esce, seconda fase quindi svanita, si parte con l'attacco organizzato, entrano De Giorgio e Moretti. Se ne sono andati 14 minuti nel corso della ripresa. Nelson, Moretti, De Giorgio, Rossetto. Grande passaggio di De Giorgio e Nelson sbaglia, anche perché ha parato Martelli, tentato la girella. Max Prantner dall'altra parte ha avuto l'occasione, la sua conclusione è stata sporcata ma ha subito fallo, per cui si riparte con una punizione da tiro dai 9 metri. Petricevic, Vrdoljak, ancora verso Petricevic, verso Max Prantner. Max Prantner, Vrdoljak, Bogdan Petricevic verso Queglio. Subisce l'intervento di Lupo, un vero e proprio mastino in difesa Lupo. Del resto anche Trillini l'ha impegnato nelle recenti trasferte della formazione della Nazionale Azzurra. Max Prantner subisce l'intervento di Giannoccaro, si alza il braccio del passivo. Max Prantner, Bogdan Petricevic, ancora Lupo su Max Prantner, ancora un passaggio, devono andare alla conclusione. Ma questo qua, qua non hanno rispettato la distanza, doveva essere punizione per il Merano. Questo era evidente, non rispettate la distanza, punizione del Merano, data contropiede di Rossetto, più due, qui ci stavano 2 minuti probabilmente. Max Prantner, ancora Vrdoljak, Max Prantner, e questa volta la conclusione è stata sporcata da Lupo, che lo ammette, sportivamente lo ammette, effettivamente il tocco era impercettibile. Petricevic verso Max Prantner, ancora verso Vrdoljak, palla persa. Merano inizia ad andare in sofferenza, ovviamente si sentono i minuti, 45 minuti con gli stessi giocatori in campo. D'altro canto il Conversano con Nelson, De Giorgio, Moretti, buona la prestazione del centrale De Giorgio, Giannoccaro, Nelson, ancora Nelson, grande volante di Moretti e si porta 18-21. Palla persa anche del Merano, riesce a recuperarla dall'altra parte. Aveva una buona opportunità questo contropiede. Quindi si riparte il Merano con Petricevic. Molta confusione in campo in questo frangente. Petricevic, Prantner, fischiato lo sfondamento, e c'è la rete, va a +4.
il conversano Merano che soffre, Bogdan Petricevic. Vediamo fischiato un intervento, due minuti ai danni di Giannoccaro che chiede anche scusa a Prantner per una evidente cintura, così almeno sembra aver detto il direttore di gara. Partita che per il Merano si è fatta decisamente in salita, era avanti 17-16, quindi un parziale di 6-1. Quindi dal più 1 al meno 4 in 7 minuti. Mancano 11 minuti e 38 secondi al termine. Vrdoljak, Petricevic. E ancora Aquelio che tentava il passaggio a Max Prantner, impegnato adesso all'ala. E gran gol di Aquelio. Il Merano accorcia. Meno 3. Rossetto, Nelson, De Giorgio, Moretti, De Giorgio, Demis Radovcic. Fa passare il tempo, qui ci stava al passivo, si alza in questo momento Nelson, De Giorgio, grande parata di Martelli, contropiede Merano, vediamo se va via Aquelio tutto solo. Aquelio si invola, questo era un evidente fallo ai suoi danni, vediamo cosa dicono gli arbitri. Fanno pulire il campo, si è lamentato Aquelio per aver subito una strattonata, era riuscito ad andare alla conclusione di Giandomenico, poi ha detto di no, era una buona opportunità per portarsi sul meno 2. Buona, anzi direi ottima la prestazione di Giandomenico fin qui, 19 parate per il portiere della nazionale italiana, il vice di Ebner, l'abbiamo detto, un giocatore cresciuto molto nelle ultime stagioni. De Giorgio, Demis Radovcic, ancora De Giorgio, Moretti, Nelson, De Giorgio, Moretti. Merano, che il pubblico meranese invoca il passivo, ancora Moretti, Nelson si alza ora al braccio del passivo e Demis Radovcic segna uno dei suoi gol importante perché era sotto passivo. Petricevic, grande Max Prantner, era riuscito a girarsi su se stesso. Ancora Vrdoljak, chiamato time out da Jürgen Prantner. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Curioso vedere qua la ola incitata dai supporters meranesi, con il sindaco della città del Passirio, Dario Dal Medico, che ex presidente dei Diavoli Neri e ora sindaco, primo cittadino, che è qua a vedere la partita e ha risposto alla ola chiamata dai
dai tifosi. Ultimi 9 minuti di gioco, più 4 con Versano, partita comunque che il Merano ha giocato a testa alta, Merano senza 4 titolari, ricordiamo per la positività al Covid del capitano Luca Stricker, Merano che non ha demeritato, a un certo punto si è trovato addirittura avanti all'inizio della seconda frazione di gioco, qualche errore di troppo, Bogdan Petricevic, conclusione sporcata. Difende molto bene il Conversano, ovviamente c'ha giocatori più freschi, Petricevic, adesso perde la lucidità ovviamente, Max Brandner, Queglio, gran gol di Queglio, 20-23. Nove minuti, Queglio, ci vorrebbe qualche parata di Martelli ora per rimettere in carreggiata il Merano, che comunque sta rimanendo in partita. Nelson, De Giorgio, Moretti, De Giorgio, Rossetto, ancora Moretti, autore di una volante poco fa che forse è il gol più bello del match, Moretti, Nelson, De Giorgio, si alza il braccio del passivo, Demis Radovcic, buca tra le gambe Martelli, questo non ci voleva, sotto passivo. Merano che prova con l'uomo in più. Doppio pivot. Senza portiere, ovviamente la formazione meranese cerca di accorciare i tempi. Visentin. Max Frantner. Si alza il braccio del passivo. Queglio. Gran gol di Queglio. 21-24. Queglio, 5 gol per lui. 4 per Vrogliak, 2 per Andy Stricker, 1-8 per Max Brandner, 1 per Visentin. 21-24, Moretti. 6 minuti e 50 al termine. Moretti. Marcato a uomo da Queglio. E De Giorgio fa tutto da solo e lo fa bene. Penetrazione, si riporta avanti. Palla persa. Palla persa del Merano, mentre palleggiava gli è stata sporcata la palla a Max Brandner e poi è terminata in fallo laterale. Quindi 21-25 più 4 con Versano, ultimi 6 minuti di gioco. De Giorgio, Nelson. E grande parata di Martelli. Max Brandner, Petricevic. Entra Vrogliak. Doppio pivot. Petricevic. Visentin. Bloccato Andy Stricker. Petricevic. Conclusione che termina fuori. Quella di Vrodiak. Ultimi 5 minuti di gioco che iniziano con il Conversano avanti di 4 reti. Partita compromessa, ma comunque una partita che la formazione di casa ha giocato con onore. Ha retto e ha tenuto il campo finché ha potuto. Ovviamente i campioni d'Italia sono una squadra dotata di una rosa molto più ampia, una rosa che si è presentata anche a Merano al completo. Nelson, fischiato lo sfondamento qui. Max Brandner, contropiede di Max Brandner.
ha cercato la conclusione quando poteva darla a Quello che era solo all'ala. Quattro minuti al termine. Vrdoljak, Visentin, Petricevic, Quello, e Quello segna il 22-25, sempre tre reti, dividono le formazioni. Settima rete per Quello, anzi sesta, perché come avevamo detto in precedenza il tabellone ha segnato una rete in meno a Vrodia che uno in più a Quello. De Giorgio, Rossetto, ancora Nelson, De Giorgio e non sbaglia Rossetto. C'è già dall'altra parte col Merano in avanti, Vrodiak, Max Prantner, Quello, e questa volta para di Giandomenico, ventesima parata per lui, suo ventesimo intervento, 22 reti subite, una percentuale che sfiora il 50%. Ultimi 2 minuti e 50 di gioco, partita che ormai ha preso la strada della Puglia, come era del resto nelle previsioni iniziali. Il Merano che comunque ha giocato bene, armi pari, Demis Radovcic, e questa volta Giannoccaro che segna la rete del 22-27, quindi il più 5, massimo vantaggio. Vrdoljak, Prantner, Petricevic, forse con un po' più di convinzione il Merano poteva giocarsela meglio. Grande passaggio di Petricevic, segna il 23-27, terza rete per Andy Stricker. Ultimi 2 minuti di gioco, 1 minuto e 50. Moretti, Demis Radovcic, grande prestazione anche per lui. Rossetto non sbaglia, Rossetto sesta rete per la forte ala del Conversano, 23-28. Ormai è Accademia in quest'ultimo minuto e mezzo che manca, risultato è ampiamente segnato, più 5 per la formazione dei campioni d'Italia qui a Merano. Dicevamo Merano che Visentin segna la sua seconda rete, molto bella Visentin, quindi torna meno 4 il Merano, almeno dà onore anche alla sua prestazione. De Giorgio, Moretti, Radovcic, Moretti, Rossetto, era rimasta lì la palla, De Giorgio l'aveva presa, quindi ultimi 30 secondi di gioco, possesso palla Merano. Vrdoljak, Bogdan Petricevic, ancora verso Vrdoljak, marcano fino all'ultimo, 10 secondi al termine. Rossetto, la rete di Rossetto sancisce il match 24-29, peccato, il Merano poteva chiudere sotto di 3, ma non cambia risultato, risultato termina la partita, il Conversano vince qui a Merano 29-24, un incontro in cui la formazione pugliese è venuta fuori soprattutto alla distanza, anche complice un po' la stanchezza che probabilmente avrà condizionato la prestazione dei Diavoli Neri nel finale. Un Merano che comunque esce a testa altissima, vediamo Jürgen Prantner che cerca di parlare con gli arbitri. Il Conversano vince, merito al Conversano, qui da Merano
Un saluto anche a chi ci ha seguito dalla Puglia, un saluto sportivo a tutti voi, buona pallamano e alla prossima qui da Merano, un saluto da Walter Taranto, è tutto, alla prossima. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.